Le vite delle persone vengono restaurate, cambiate, le famiglie vengono restaurate, le dipendenze cadono, le persone vengono liberate e solo la potenza di Cristo può farlo. È più grande di noi, quello che stiamo facendo. Mi chiamo Amber Vincente, sono in chiesa alla CRC da 7 anni. Abbiamo fondato un nuovo gruppo a casa mia. Mi ero appena trasferita in una nuova zona e mi è stato dato un membro. Lei mi ha chiesto come facciamo, e io ho detto, applicheremo la nostra fede e ci affideremo al Signore. E credo che il Signore farà qualcosa in questo campo. Così ho iniziato ad alzarmi alle 5 del mattino e a incoraggiare questo membro ad alzarsi alle 5 con me, perché il Signore mi ha parlato e credo che il Signore avrebbe moltiplicato il gruppo domestico. Ci avrebbe aggiunto un numero enorme di persone. E deciso che le persone avrebbero sentito Gesù. E deciso che Gesù avrebbe fatto qualcosa lì dentro e questa è stata la fede a cui mi sono aggrappata. Abbiamo iniziato a pregare, a dichiarare, ma non è successo nulla. Provammo ad andare in giro, a visitare le persone. E questo è andato avanti fedelmente per 6 mesi. Avevamo una casa aperta che si avvicinava e ho detto, Vane, Dio sta per fare qualcosa, abbiamo invitato tutte queste persone. Abbiamo avuto 26 conferme, tutti avevano prenotato 2 volte, confermando. Il sabato sera abbiamo pregato per tutti e non si è presentata nemmeno una persona. Nessuno si è presentato. Nessuno ci ha telefonato per dirci che non si sarebbe presentato. C'è stato un vero e proprio scoraggiamento perché pensavo che stessimo operando con fede. In un certo senso ho distolto lo sguardo da Gesù. Ho pensato alle opere e a quello che stavamo facendo. Così ho detto, sai cosa? Andremo avanti. È successo che ho ricevuto una telefonata, ciao, voglio davvero venire nella tua chiesa. Ho pensato, sì, va bene, facciamo un piano. La settimana successiva, qualcun altro voleva venire. Credo che quella settimana abbiamo avuto circa 6 visitatori. La settimana successiva abbiamo avuto 8 visitatori. La settimana successiva abbiamo avuto 12 visitatori. Poi abbiamo avuto 18 visitatori. E penso che in quel gruppo domestico, nel giro di 6 mesi da 2 persone, abbiamo avuto 51 persone che sono passate attraverso il gruppo domestico e battezzato 30 persone. E poi abbiamo moltiplicato un altro gruppo domestico, completamente in un'altra zona. Penso che si tratti di decidere ed essere fedeli, anche quando non sembra che stia per accadere. Riportare gli occhi su Gesù, e non su te stesso. E chiedersi, Signore, cosa vuoi fare in me e attraverso di me? Essere un visitatore disponibile, avere un cuore pieno d'amore, gridare al Signore. Perché penso anche che quello che ho imparato durante le mie stagioni di guida di un gruppo domestico è che prima di tutto devi far nascere le persone nello spirito. Devi continuare a pregare per loro, a gridare per la loro salvezza, a gridare al Signore, ad avere quel tipo di cuore. Cuore. E col tempo me ne sono reso conto. Non sono ancora arrivato a questo punto, ovviamente, ma so che il Signore mi sta cambiando attraverso il gruppo domestico, mentre sto diventando un leader. Perché non si può fare questo se non si ha una relazione personale con Gesù. Se avete visto questo video e avete bisogno di sostegno in un'area specifica o volete conoscere Gesù Cristo, non esitate a contattarci inviandoci un'email a info@circlondon.com oppure visitate il nostro sito web per avere maggiori informazioni. Siamo qui per aiutarvi nel vostro cammino.